Siamo qui con l'asilo, azienda di Firenze, che tutti voi conoscete, ma che comunque in un video introduttivo dell'ingegner Cantini, fondatore e titolare, avete modo diciamo, di condividere e impararne un po' la storia. E a parlare di una, devo dire, di una, ma più che di un prodotto, una cosa piuttosto strana, no? Perché voi sapete bene che nell'alimentazione di tutti i ruminanti, animale estremamente interessante ed estremamente, se volete, moderno nella sua antichità, perché riesce a convertire cose che i monogastrici non possono utilizzare, per cui anche in queste cose che stanno succedendo ultimamente ha acquisito un'ulteriore, se volete, modernità. Però il problema è che quando si va ad adottare la nutrizione funzionale o clinica nei ruminanti, bisogna fare i conti con il rumine. Il rumine è un fermentatore, una macchina praticamente perfetta, ma ha questo effetto collaterale, che per certi versi è benefico, di distruggere buona parte dei nutrienti che vengono utilizzati, compresi quelli che normalmente magari verrebbero utilizzati nella nutrizione clinica, che so, alcuni aminoacidi limitanti, delle vitamine, dei principi attivi importanti. Per cui, con questa premessa, sono stati sviluppati negli anni vari sistemi, se volete, di ruminoprotezione. Però quello che ha messo a punto l'asilo, devo dire che è una cosa piuttosto originale. Anche il nome che è stato utilizzato, Nautilus, è piuttosto originale. Cioè, Nautilus era un sommergibile che abbiamo letto nell'infanzia sostanzialmente, e su quale sono stati molti film, e l'idea era proprio di creare qualcosa che riuscisse a portare quei principi attivi interessanti oltre il rumine, quindi fare superare, diciamo, le tempeste fermentative del rumine a quei principi attivi che a noi poi interessano, che molto spesso la nutrizione clinica dei ruminanti è un po' così, un po' fantasiosa, no? Perché sappiamo bene cosa significa ruminodegradazione. Ingegner Cantini, come gli è venuta questa idea un po' strana, diciamo? Questa idea mi è nata perché mi sono accorto che per far bypassare il rumine ad alcuni principi attivi veniva sempre creato una micro operazione unidirezionale. Cioè, voglio dire, io devo far bypassare la metionina, bene, faccio un prodotto che mi bypassa il rumine attraverso una microtecnologia, cioè rivesto la metionina normalmente con un lipide bypass, così mi bypassa anche la metionina e me la ritrovo a livello intestinale. Ma lo stesso devo fare con la lisina, ad esempio, quindi un'altra microincapsulazione. Lo stesso devo fare con la colina, se voglio far bypassare la colina. Cioè, ogni singolo principio attivo doveva essere microincapsulato. Ora, la microincapsulazione classica è molto costosa, perché servono delle torri di 18 metri con delle turbine o degli ugelli particolari che spruzzano questa miscela per poi farlo nel momento in cui ricade. Lavorano un po' come i pallini da caccia, no? Anche i pallini da caccia sono fatti nello stesso modo, si spruzza dell'esplosivo e poi ripiomba raffreddandosi con delle microsfere. La tecnologia è la stessa e quindi è molto costosa, ovviamente l'impianto è molto costosa, è molto costoso, la produzione è molto limitata quantitativamente, quindi ogni principio attivo microincapsulato costa molto. Allora la mia idea è stata quella di dire, ma non è possibile invece di seguire questa strada unidirezionale, cioè lavorare su il singolo principio attivo, trovare un modo di riunire tutti questi principi attivi su un carrier? E il carrier l'ho individuato nella farina d'estrazione di soia, perché la farina d'estrazione di soia, una volta che dal seme di soia è stato tolto l'olio, diventa una spugna, praticamente. Se la guardiamo al microscopio elettronico, si vede proprio
che è come una spugna. Allora, essendo una spugna, ho pensato, ho tolto l'olio, ci posso mettere delle altre sostanze. E le sostanze che ho messo nella farina di estrazione di soia sono appunto i vari principi attivi tutti assieme, nel senso ho messo l'olio di lino, ho messo la metionina, ho messo la lisina, si può mettere, diciamo, un insieme di principi attivi. Una volta che questa spugna ha assorbito, ha incamerato questi principi attivi, a quel punto si deve microincapsulare il granello, non più il singolo elemento, ma un granello di farina di soia che contiene tutti i principi attivi che ci interessano. Quindi con un'operazione sola di microincapsulazione proteggo 4, 5, 6 principi attivi. E quindi si ha un risparmio molto molto importante, perché in un colpo solo faccio quello che normalmente bisogna fare 5 o 6 volte. Okay. Quindi questa è stata l'idea. Beh sì, è indubbiamente un'idea molto originale. Che dà, mi sembra di, appunto, di capire, anche una grande flessibilità, cioè sostanzialmente la tecnologia silo è il vettore. Poi, facendo un paragone, come se voi aveste costruito un treno in grado appunto di passare da un'altra parte, e poi i passeggeri o le merci che saranno in questo treno poi dipende dalle varie circostanze. Quindi volevo chiedere a Manuela, no? Ok, questa tecnologia è già disponibile o è ancora in fase sperimentale? No, la tecnologia è già disponibile, abbiamo già il prodotto in campo, eccetera, per determinati utilizzatori che hanno personalizzato il Nautilus. Cioè, diciamo, c'è chi ha bisogno di un Nautilus per la fertilità, e in quel caso noi incapsuliamo nel granello olio di lino che diventa bypass insieme a delle vitamine liposolubili. Poi c'è chi gradisce anche avere insieme a questo degli microelementi, eccetera. Quindi abbiamo questa tecnologia in campo personalizzata in funzione delle richieste dell'utilizzatore finale, che poi è di solito l'industria integratoristica, cioè il produttore di mangime o integratore, che invece di prendere i singoli elementi microincapsulati, cioè chiede il Nautilus come soluzione per varie componenti. Senti, per dare dei numeri, Manuela, effettiva rumino indegradabilità o bypass, come è stata misurata, l'avete potuto accertare, come anche la biodisponibilità intestinale? Sì, sono state fatte delle prove all'Università di Parma con tecniche di rumine artificiale, eccetera, che in funzione del componente che vai a proteggere, cioè che sia vitamina o aminoacido o olio di lino, hai un bypass ruminale intorno all'80 fino al 90%. Siccome poi la matrice lipidica, la doppia matrice lipidica è pH sensibile, diciamo, una volta che ha bypassato il rumine, già a livello di abomaso con pH acido, questa matrice si apre. Infatti le prove di digeribilità, di biodisponibilità, sono state intorno al 95%. Ok, quindi numeri importanti. Sì, perché come dicevo nell'introduzione, no, credo che ormai il livello di conoscenza dei principi attivi che possano avere un ruolo, sulla fertilità piuttosto che il sistema immunitario, li conosciamo perfettamente, anche perché sono mutuati dalla nutrizione dei monogastrici, dove ovviamente non c'è la necessità di utilizzare il concetto della ruminoprotezione. Però, perché per esempio si fa largo uso negli allevamenti del seme di lino, no? Come apportatore di olio di lino, cioè di acido linolenico. Ma sappiamo anche bene qual è la fine che fanno gli acidi grassi polinsaturi a livello del rumine. Ovviamente ne viene saturati buona parte i doppi legami, e quindi effettivamente all'intestino non è che arriva poi molto. Non solo, questo mi permetto anche di aggiungere,
noi ci troviamo a combattere spesso con questa sindrome della milk fat depression, quindi la depressione del grasso nel latte per cause alimentari, perché le cause possono essere tante. E ormai è chiaro che gli oli poliinsaturi, soprattutto quelli a lunghissima catena, gli EPA e DHA, ma anche quelli a lunga catena come l'acido linolenico, effettivamente subiscono via via delle saturazioni e producono degli intermedi che vanno a inibire appunto la sintesi del grasso nel latte, che in Europa e in Italia in particolare è comunque richiesto dall'industria di trasformazione. Quindi, però vorrei anche ancora farti un paio di domande. Allora, questa possibilità della personalizzazione, quindi questa tecnologia del Nautilus e di Silo offre la possibilità ai nutrizionisti di personalizzare l'intervento nell'allevamento, mettendo più o meno oligoelementi. Quindi cosa ci possiamo mettere all'interno, Manuela? Allora, all'interno, vabbè, abbiamo detto l'olio di vino, ti faccio una precisazione, no? Cioè, se noi diamo 200 grammi di Nautilus fertilità e lattazione, diciamo così, una certa composizione, cioè apportiamo addirittura un 10% in più di acido linolenico assimilabile rispetto ai 500 grammi classici di seme di lino estruso che si mettevano anche quando economicamente, certo, la cosa era permessa. Magari adesso se ne mettono meno, però noi apportiamo un 10% in più di questo linolenico che poi viene utilizzato dalla vacca. E poi, diciamo, tu puoi mettere allora gli aminoacidi, la colina, puoi mettere le vitamine liposolubili A, E, D3, puoi mettere altri oligoelementi e poi si possono anche aggiungere dei monobicidi specifici per la salute intestinale. Ci sono vari studi che individuano monogliceridi che noi abbiamo inserito nella composizione delle aziende che intendono avere anche questo effetto, che vanno selettivamente contro gli streptococco, a galassie, disgalassie, contro il coli e contro lo stafilococco. Quindi diciamo che oltre al supporto nutrizionale, bypass in modo che non interferiscano gli acidi grassi a lunga catena, poliinsaturi con le dinamiche ruminali e con la produzione di grasso nel latte, abbiamo anche la possibilità di dare un miglioramento alla salute dell'animale grazie a questi monogliceridi che anch'essi bypass arrivano dove devono arrivare. E per dare come ultima domanda un ordine di grandezza della quantità, cioè prendiamo un prodotto, diciamo, da voi standardizzato, no? Come può essere, dicevi, quello della fertilità, piuttosto che la lattazione. Cioè, qual è il dosaggio di impiego sulle bovine da latte adulte? Diciamo che il dosaggio ideale è 200 grammi capogiorno. Ovviamente questa tecnologia può essere utilizzata anche nei piccoli ruminanti, intendo gli ovini e i caprini, e anche nei bovini da carne, quindi le fattrici, insomma, un po' le bufale, un po' su tutti i ruminanti. Su tutti i ruminanti, secondo le indicazioni che ci dà poi il nutrizionista, e quello che lui vuole, qual è il suo ideale, cioè noi cerchiamo di avvicinarci a quello che è l'ideale del nutrizionista, avendo tutto bypass, perché poi anche le vitamine, no, sai, a volte sono protette dal contatto con altri componenti, così, ma non è che siano proprio bypass. Invece qui la roba che metti dentro, cioè i passeggeri del Nautilus, diventano tutti bypass. Ok, perfetto. Direi grazie e poi ci aggiorniamo con le novità, vedremo gli aspetti applicativi, insomma, via via che l'applicazione in campo si sviluppa. Grazie.